Correttore di Catrice, Cucumesami GRVM per testare alcuni prodotti. Vado sempre con questa base tonalizzante cremosa, vedete, per andare a contrastare la zona oscura, infossata delle occhiaie. Io poi ovviamente non insisto perché non mi piace calcare la mano. Vado a utilizzare poi il nuovo prodottino di Kiko, colorazione 01. Avevate paura che forse ossidasse troppo e ora la stendiamo insieme per vedere come reagisce. Vi ho detto che già dalla prima impressione mi ricordava tanto la All in One di Essence, la Magic, che ovviamente è andata fuori assortimento. A me non sembra assolutamente che ossidi, però ci sta che poi in camera risulti tutt'altro. È molto molto leggera, a me sembra addirittura più chiara della All in One. Sì. Aiuto con una sponge per distribuire al meglio il prodotto. Non lascia residui di crema, cioè non crea spessore. L'eccesso cremoso, i pippoli come li chiamo io. Mi sembra proprio un buon prodotto. Possiamo fare un paragone. Questa è la All in One di Essence. Vabbè, vedete, la lascio un po' così senza stendere. E qui vado con il prodotto di Kiko. Sono andata a pulire polpastrelli. È più scura quella di Essence, vedete, ossida di più rispetto a quella di Kiko, che lascia comunque questa texture glowy. È più aranciata, vedete? Quella di Essence che non quella di Kiko. Quindi la 01 porcellana, secondo me, va bene. Primer occhi della collezione di Essence e Catrice. Cipria di Kiko, dite quello che volete, ma io mi trovo benissimo. Sarà forse per le diverse tipologie di pelle, avrà più risultati su pelli age che non quelle giovani, però secondo me è molto bella, riempitiva, fenomenale. Ossidata, io mi vedo smorta. Vado a utilizzare questo blu della palette Limoncello. È un pervinca, non è un blu, che io poi andrò a smorzare. E infatti lo vado un po' a sfumare con il polpastrello. Lo vado poi a sfumare con questo Drama, che è un pistacchio desaturato della Reflow di Wycon, che io ho trovato nel mio store di Wycon. Se sul sito non c'è più, andate sempre a cercare negli store, perché come nel mio caso l'ho ritrovata e ce ne sono altre. Magari cercate i Wycon più dispersi. Con questo light vado a sfumare nella transizione. Vorrei provare questo fill, che mi sembra un po' secco, non mi piace.
questo Wonder neanche. Feel, che è questo verde acqua che pensavo fosse più pigmentato, ma non è, lo vado a dare nella parte interna dell'occhio. E vado col polpastrello perché rimane di più. E se provassi il giallo? Semifreddo. Vado con Vespa. Allora, questo di Essence è troppo liquido rispetto a quello di NYX, cioè preferisco NYX 100.000 volte, ve lo dico, perché poi devo andare a ritoccare la base, vedete? Vado a dare Luz.